Salve lettori di badtaste.it e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un volumone di 383 pagine edito da Mondadori. Il volume in questione si intitola Io sono Capitan Tsubasa e raccoglie la prima partita di calcio raccontata nella storia originale di Capitan Tsubasa, manga scritto e disegnato da Yoichi Takahashi. Immagino che vedendo la copertina di questo fumetto abbiate già intuito di cosa sto parlando, anche se non conoscete questa serie nella sua versione a fumetti. Infatti, molti di noi hanno probabilmente sentito a parlare di Tsubasa e compagni dalla trasposizione animata e intitolata nell'edizione italiana Holly e Benji. Questo volumone appunto raccoglie la prima partita di calcio che ci viene raccontata nella storia originale del manga ed è un volume in cui vengono introdotti tutti quanti i personaggi forse più conosciuti di questa serie, primo tra tutti naturalmente Tsubasa Ozora, anche detto Oliver Hutton, i suoi compagni della Nankatsu e Genzo Wakabayashi, il Super Great Goalkeeper, anche detto Benjamin Price, e Taro Misaki, conosciuto con il nome nella versione italiana di Tom Baker. Ma insomma, perché leggere Capitan Tsubasa? Capitan Tsubasa è probabilmente uno dei più bei fumetti spokon che siano mai stati fatti. E mi rendo conto che questa affermazione sia molto di parte, in primo luogo, e non aggiunga niente alla discussione. Ma ora cercherò di argomentare usando un altro aggettivo oltre a bello, che potrebbe essere rivoluzionario. Seguitemi. Capitan Tsubasa è uscito per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1981. Siamo nel Giappone degli anni 80 e il calcio non è uno sport popolare in Giappone affatto. Yoichi Takahashi si appassiona a questo sport e decide di provare a scrivere e disegnare un manga basato sul calcio, sfidando un po' appunto il fatto che fosse uno sport non popolare in patria, ma molto famoso nel resto del mondo. Clamorosamente, già dai primi capitoli usciti, Capitan Tsubasa diventa uno dei manga più popolari della testata, che è una delle riviste di manga con la maggiore diffusione in Giappone, e fa prestissimo dei numeri pazzeschi. Figuriamoci che Yoichi Takahashi, appassionato di baseball, inizialmente voleva fare un manga su baseball, che è uno degli sport più popolari in Giappone. Dunque, era orientato inizialmente a tutt'altro. Chiaro è che decidere di fare un manga sul calcio è stata una scelta piuttosto azzardata, ma anche oculata, perché di manga sul baseball ce n'erano tantissimi, ce ne sono tuttora tantissimi in Giappone. Che poi tra l'altro ha fatto, effettivamente Takahashi Sensei ha fatto poi un manga sul baseball nel 1989 che si intitola Ace. Però insomma, la sua scommessa con lo sport del calcio funziona, ma non è soltanto questo che rende particolare Capitan Tsubasa, ma il fatto che lui ha deciso di fare un manga che prendeva tutte quante le regole del genere spokon che si erano consolidate negli anni precedenti e ignorarle completamente. Lo spokon infatti nasce negli anni 50 nel Giappone del dopo Seconda Guerra Mondiale e riflette molto quella che è la situazione sociale dell'epoca. Il Giappone era un paese in ginocchio, era un paese terribilmente provato dagli accadimenti della Seconda Guerra Mondiale e il genere spokon è un riflesso di questa situazione. I protagonisti dei primi manga di genere sportivo riconosciuti come tali sono generalmente dei personaggi miserabili che partono dagli strati più bassi della società e che cercano di riuscire a trovare una rivalsa e un loro ruolo all'interno della società tramite lo sport che è fatica, lo sport che è sacrificio, lo sport che è quasi una condanna in realtà nelle vite di alcuni di questi personaggi, che cercano appunto di affermarsi continuando ad allenarsi in modo estenuante per riuscire a trovare di nuovo un ruolo all'interno del loro spazio. Lo sport nei manga sportivi precedenti è un mezzo per quasi rinfrancare lo spirito dei giapponesi, per riuscire anche a rinfrancare anche lo spirito di una nazione. Proprio attraverso la vittoria sportiva si cerca di dare un maggiore lustro proprio a una nazione in ginocchio. Gli anni 80, però, quando esce appunto a Capitan Tsubasa, sono diversi.
perché sono anni molto fiorenti per la società giapponese. E quindi l'idea del protagonista miserabile che appunto cerca di riuscire ad uscire da una situazione di sofferenza non è più in linea con quella che è la società dell'epoca. Difatti, Oliver Hutton, Tsubasa Ozora, è un campione fin dall'inizio, è un privilegiato. Holly e Benji sono due privilegiati. Holly può starsene tutto il giorno a girare col pallone. Benjamin Price vive in una villa su una collina dove spadroneggia su tutta la città e si può allenare con il suo coach privato e può continuare a parare palloni per tutto il giorno. Sono due privilegiati e sono due bambini. Sono due bambini che giocano a calcio e lo fanno con passione. Tutta l'idea dello sport come sacrificio nella storia originale di Capitan Tsubasa viene un po' sradicata e lo si vede già fin dal principio, perché all'inizio della storia c'è una delle citazioni più iconiche di Capitan Tsubasa, che è: il pallone deve essere il tuo migliore amico. Perché questi sono bambini che giocano perché sono appassionati del pallone, e quindi l'atmosfera, il mood generale di questa storia è completamente differente. E soprattutto, nonostante Tsubasa dia il nome alla serie e sia il protagonista morale della storia, il vero protagonista di Capitan Tsubasa è il calcio. Tutti i nostri personaggi hanno una loro caratterizzazione, ma il lettore la conosce in funzione del loro comportamento sul campo da calcio. Tutti quanti i loro drammi, i loro problemi sono legati al calcio e risolti tramite lo sport. Pertanto, con Yuichi Takahashi lo sport diventa protagonista. È per questo che Capitan Tsubasa è molto diverso anche da altri manga Spokon successivi, che invece si avvicinano di più al seinen. Nomi illustri di questo genere, ad esempio Slam Dunk, Touch, dove assieme allo sport, alla storia legata allo sport, c'è anche dello slice of life, ci sono anche altre tematiche, ha un approfondimento maggiore di alcune questioni che riguardano i personaggi principali. Non è solo sport. Yuichi Takahashi, nella serie originale di Capitan Tsubasa, ti butta sacchi e sacchi di sport. Sport surreale a tratti, perché chiunque abbia visto almeno un episodio del cartone animato sa che ci sono delle cose assolutamente assurde, ma questa è una caratteristica tipica dello Spokon, non si è inventato niente Takahashi in realtà. Però è lo sport, quello vero. E all'inizio, e questo volumone lo potete appurare anche voi, Takahashi cerca di spiegare un po' come funziona, perché all'epoca, appunto, l'epoca della sua uscita, il calcio non era popolare in Giappone, quindi era necessario dire al lettore come funzionavano alcune cose. Figuriamoci che in questo volume in particolare c'è un'altra delle citazioni iconiche, la mamma di Tsubasa Ozora, che chiede a Roberto, l'allenatore iniziale appunto di Tsubasa, che cosa sia un mondiale, perché Tsubasa continua a dirle che vorrà vincere un mondiale di calcio e sua madre non ha idea di come funzioni. Quindi insomma vengono spiegate queste cose qui, tralasciando il fatto che poi Takahashi di tanto in tanto si sia inventato delle cose, o insomma delle volte anche la sua conoscenza stessa dello sport inizialmente non fosse proprio perfetta. Però anche da questo punto di vista, appunto, il calcio è protagonista assoluto di quest'opera. Nonostante appunto i personaggi di Capitan Tsubasa possano essere considerati di tanto in tanto non particolarmente approfonditi, Takahashi Sensei è riuscito a inserire un sacco di elementi molto iconici che sono rimasti poi nella memoria dei lettori del fumetto e di chi ha visto l'anime. Per dirvi, le maniche arrotolate di Hyuga, Mark Landers, o il calarsi il cappellino sulla testa di Wakabayashi quando è pronto a parare un rigore, sono dei gesti che hanno fatto sì che questi personaggi, nella loro semplicità, si siano impressi nella memoria dei lettori e dei fan della trasposizione animata. Tra l'altro, visto che ho fatto cenno a Mark Landers, lui potrebbe essere un personaggio esempio del fatto che, nonostante, come vi dicevo poc'anzi, Takahashi abbia sradicato tutte quelle regole che facevano parte dello Spokon precedente alla sua opera, abbia comunque inserito delle cose, perché Hyuga è un tipo di personaggio che viene dal basso, che cerca di imporsi nella società grazie al calcio. Quindi c'è sempre qualcosa, però è tutto visto con una prospettiva più positiva, se vogliamo, in un certo senso, perché questi personaggi sono tutti quanti mossi da una forte
passione, innanzitutto. Il calcio è ciò che li unisce, il calcio è ciò che li fa scontrare tra loro. Per questi motivi il mio invito è quello di andare a recuperare questa serie magari cominciare recuperando la prima partita di calcio che Takahashi ha raccontato appunto in questa sua opera, per vedere se può insomma rispondere ai vostri gusti come fumetto. Qui c'è la possibilità di vedere le tavole del maestro in dimensioni grandissime, di godere del suo stile di disegno che chiaramente vi si imprimerà nella memoria, e anche di insomma ogni tanto vedere il suo fantasioso uso della prospettiva. Però da fan di Capitan Tsubasa mi è piaciuto molto vedere le tavole così grandi. Unico difetto di questo volume, e qui non so se sia la mia copia in particolare che ha questo difetto oppure no, insomma, le tavole che sono tagliate a vivo ogni tanto hanno tagliato via dei balloon, non sono tagliate via del tutto, è tutto leggibile, però è capitato in un paio di occasioni che appunto qualche lettera venisse mangiata via dal bordo, però non so se il difetto del taglio sia soltanto in questo volume o meno, magari sono stata io sfortunata. Insomma, ultimi consigli prima di chiudere questa video recensione. In coda a questo volumone c'è anche il reminder del fatto che Star Comics ha pubblicato tutti i volumi della serie originale di Capitan Tsubasa in una edizione rinnovata. Una cosa infatti che io ho apprezzato in modo particolare di questo volume è che ha la stessa copertina del volume 1 originale. Questa non è l'edizione di Star Comics nuova, è l'edizione vecchia, però appunto è disponibile la nuova edizione adesso. E visto che Capitan Tsubasa non si è concluso con la prima serie, ma ci sono state 5 sequel, vari special, spin-off e quant'altro, attualmente in corso Capitan Tsubasa Rising Sun, attualmente in pausa in realtà, ritornerà ad ottobre, pubblicato sempre da Shueisha in Giappone, ma i lettori di questa serie sapranno già che questa è una pausa tipica che Takahashi Sensei si prende d'estate, e quindi Rising Sun, che è appunto attualmente in corso, tornerà ad ottobre, ma un sequel pubblicato in Italia sempre da Star Comics che mi sento di consigliarvi è World Youth, che continua dalla appunto prima serie originale ed è il mio preferito. Largo spazio qui è dedicato anche a uno dei personaggi più belli dell'intera serie, che è Caroline Snyder, che ci ha regalato una delle altre citazioni iconiche, cioè nel sport del calcio non vince più forte, ma è più forte chi vince. E potrei salutarvi così, ma vi consiglio anche qualche altra opera edita in Italia, sempre di Oichi Takahashi, come Hungry Heart, di cui è disponibile anche un adattamento animato, una miniserie in 6 volumi, Keeper Coach, volume unico dedicato ad un portiere, e chi è fan dei portieri di Takahashi non può perderselo, e la miniserie in 2 volumi, Striker Jin, tutte quante scritte e disegnate da Oichi Takahashi. Ebbene, io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao, Bad Taste!